Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullai e benvenuto in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck di Destino Splendente. Oggi signori siamo qua con il Cramorant VMAX e secondo me è uno dei mazzi più forti che si possano giocare in questa espansione. Insomma, come Pokémon secondo me è uno dei più interessanti e trolliferi. Detto questo, prima di andarvi a far vedere la lista, vi ricordo che la trovate sicuramente in descrizione, ma vi invito anche a passare dal sito di Teespring che trovate sotto in descrizione, dove potete trovare le mie magliette ufficiosamente ufficiali, dove a parte questa ce n'è una bellissima con Gaudenzio che ho ordinato perché, visto che siamo arrivati all'estate, è il momento di sfoderare Gaudenzio sulla maglia. Detto questo, andiamo a vedere cosa fa Cramorant VMAX. Questo ovviamente l'uccello di Grosseto, il cormorano di Grosseto, fa 300, ha 320 punti vita, un VMAX e fa Dyna Getto 80 per ogni moneta che questo uccellaccio ha assegnata. Andiamo a lanciare una moneta, quindi se ha 10 energie si lancia 10 monete. Per ogni volta che fa testa facciamo 80 danni, quindi potenzialmente abbiamo danni infiniti. Non ce ne frega se davanti abbiamo un bestione da 200, 300, 400, perché se la moneta del salvatanaio da tirare in viso all'avversario ci fa tutte teste o comunque quelle che servono, questo uccellaccio non ce n'ha per nessuno. In questo periodo abbiamo giocato Porygon in qualsiasi mazzo perché andiamo a giocare un sacco di speciali. Porygon Z assegna quante energie speciali voglio dalla mia mano ai miei Pokémon, quindi sì, è un fase 2, però è fattibile, tutto è fattibile. Come altro Pokémon che non sia Cramorant c'è il Dabwol V, interessante perché magari messo in late game ci permette di fare 120 danni più 30 danni per ogni carta premio che ha preso l'avversario. Quindi se rimane con un premio solo, quindi sono 5 premi che ha preso l'avversario, 5 per 3, 15, più 120, 270 danni con 3 energie che comunque schifo non ci fanno. Poi classiche carte, Crobat, Eldegoss, Dedenne e Zacian, anche se questo Zacian volendo lo possiamo omettere per andarci a mettere un altro Dedenne oppure un altro Crobat, perché giocandolo, che poi magari vedrete nelle partite di test, Zacian è servito veramente a poco. Magari all'inizio, non lo so, avevo delle carte incredibili, però avevo ricerca accademica, magari non volevo scartare, tento ancora un Intrepid Sword per andarmi a cercare quella carta che mi serviva, e il più delle volte la carta che ti serve è o caramella o Porygon Z. Fine. Visto che giochiamo Porygon Z, 4 caramelle, 2 comunicazioni che comunque ci possono servire per andarci a prendere un Pokémon in particolare, che sia un base o una fase evolutiva, mentre la Mega Ball andremo a guardare le prime 7 e prendere un Pokémon che troviamo fra questi, quindi comunque ci potrebbe dare una randomicità in questo mazzo che comunque spesso e volentieri ce lo mette nel nostro caro amico Bucetto Spinterale. Poi abbiamo il Bosco Brillabirinto, perché questo stadio ci permette di rilanciare la moneta. Io magari faccio Cramorant, faccio una testa e 10 croci, inizio a bestemmiare, dico vabbè, ho la stadio, posso rilanciare le monete, e questo è lo scopo del bosco. Avicoltore, perché in questo mazzo non si gioca switch, e poi ve lo dico io il perché. Avicoltore si ritira, peschi 3, e comunque una pescata di 3 non si sa mai che ti possa svoltare la partita. Non ci sono switchini vari perché giochiamo l'energia riciclo. In questa maniera, con la combo con Porygon Z, metto un Pokémon che ha tutte le energie riciclo assegnate, ritiro a mano, e con Porygon Z quelle due energie riciclo che comunque mi ritornano in mano le vado a riassegnare a un altro Pokémon, quindi non ho bisogno di
guardare il costo di ritirata sui Pokémon che hanno la riciclo. Mary Boss, ricerca accademica, energie triple, che comunque mi valgono sui Pokémon evoluti, quindi sul Cramorant e tanta roba, sono 3 lanci di moneta, e l'energia potente. L'energia potente ci permette a un Pokémon base, quindi al Pokémon di tipo normale su cui è assegnata questa energia, di fare 20 danni in più, Dio de Dio. Poi c'è la cattura, che comunque magari ai primi turni, se c'è del brick, c'ho la cattura, l'assegno a un Pokémon e quantomeno prendo un base da spiaccicare in panca. Questo è il mazzo. Io, signori, ci siamo fatti le peggio risate con i ragazzi del team, quindi oltre alle partite che andrò a giocare vi lascio anche un bello spezzone delle varie partite che abbiamo fatto, perché secondo me questo mazzo merita 500, 600 danni, roba veramente da faschi. Io, signori, ragazzi, lasciate anche un bel mi piace, mi raccomando, e niente, andiamoci a trovare un avversario. Primo avversario siamo contro Gohan. Entriamo in Dragon Ball, andiamo a vedere se Gohan, oltre a essere forte a combattere, è forte anche a Pokémon. Allora, vediamo un po' se esce testa. Abbiamo perso il lancio della moneta e va bene, vai Gohan, facci un Kamehameha padre figlio. Oh, la partenza non è delle migliori, però comunque abbiamo la Velox, Mary Caramella, energia riciclo, quantomeno possiamo iniziare a fare qualcosa. La riciclo conviene sempre assegnarla, visto che comunque ci rimarrà sempre in mano. Bosco Smeraldo, lui parte con questo Teten che è veramente incredibile. Pregio, vediamo cosa gioca, se gioca ADP o qualche cos'altro. ADP, ormai è l'unico mazzo e gioca la Pregio Ball sicuramente. Allora, energia acqua su ADP, vediamo se ci riesce magari a segnare, comunque settarci alla svelta. Allora, la riciclo gliela assegno e comunque non è sprecata. Poi si fa Velox sull'energia potente, Cramorant. Tanto l'energia potente non ci va in questo matchup a dare il danno vincente. A questo punto ricerca accademica e vediamo un po'. Ok, abbiamo la Mega Ball. Se ci uscisse il Porygon Z sarebbe forte, ma ci esce il Cramorant normale e va bene, ce lo teniamo, lo mettiamo in panca, così ne abbiamo già due belli che settati. Si può fare anche Eldegoss, ci prendiamo Crobat visto che abbiamo caramella rara e la tripla, si fa così proprio nel viso potente. Perfetto, è perfetta, abbiamo una mano gaudenziale. Se Porygon ci fa l'attacco da uno, peschiamo una carta e troviamo il VMAX, godo. Altra caramella, va bene. Ci sono partite dove le caramelle non le vedi nemmeno per sbaglio, altre dove c'hai solo caramelle e non bestemmi tutti i santi del calendario. Lui adesso deve assegnare energia e ritirare, c'ha 4 carte. Sicuramente ce la può fare, l'energia ce l'ha. Zacian, ricerca accademica, ti ho fatto una Mary, Gohan, mi devi solo ringraziare. Milotic, greve. Contro Reshizard, quella roba fuoco, Centiscorcio, insomma. Vediamo se riuscirà a ritirare Teten e a fare il GX. Timbro reset. Ma perché mi fai timbro da 6? Ma chi ti sei bevuto? Ma hai guardato la mano? Guarda che mano c'ho ora. Bada e bellezza, così impari. C'ho una mano più bella di quella di prima. Lui intrepida. Allora, putonna. Guarda, Gohan, te mi hai fatto un favore incredibile. Allora, prima di tutto, energia sul VMAX, ritiro, metto il VMAX, l'energia mi ritorna in mano, caramella, Porygon Z, poi si fa Porygon Z, giustamente, energia tripla sul Cramorant, si assegna anche la riciclo. E poi, per essere sicuri, si fa anche Deden. Poi, ragazzi, sto Deden può essere fortissimo, gli si può regalare anche 3 premi. Però una volta che ho settato il Cramorant V, io faccio un capo a turno, non ce n'è per nessuno. Vada e bellezza. Vada e bellezza, signori. Codice instabile, energia potente. Te la metto. Andiamo a dare della potenza assurda. Non mi interessa mettere granché. Però prenderei la capra. La capra non si sa mai, se lui inizia a fare premi su premi si può buttare giù magari uno Zacian, insomma. Potrebbe dargli una bella botta. Ma io farei anche così.
Lezioso. Oggi siamo leziosi. Sto mazzo è telefonato. Bada che bellezza. Si mette anche il VMAX. Si può fare anche ricerca accademica alla ricerca di altre energie. Che comunque non escono. Però direi che queste ci bastano e avanzano. 8, 16, 24, 34, 340, bada bellezza. Due premi, Mary, che comunque ci può stare, e il Bosco Brillabirinto, che è molto meglio del Bosco Smeraldo, del nostro avversario. Lui adesso deve fare i GX. Se fa il GX, io ragazzi faccio altri tre premi ora, Boss Order, what? Su Dedenne, Greve. Greve boss su Dedenne. Vediamo se fa il GX. Dedenne, ok, quindi scarta l'acqua per un altro Dedenne. Lui c'ha proprio la mano briccata. No, creazione alterata. Si altra. Io se riesco a fare il KO adesso, cosa fattibilissima, si fa avicoltore su Cramorant. Se ne pesca 3. Si mette il bosco. E io, signori, vado proprio molto aggressivo. Vado molto aggressivo. Energia potente. E gli si dà. Energia tripla. E gli si dà. ADP. Altera mista creazione coi cormorano. Vai così. Una. Ehi. Due. Tre. Quattro. Cinque. 5 per 8. 40. E non so. 4 e 40. E brucia la mano. Brucia la mano tutti sti danni. Ma che bellezza, signori. Ci fa una sega anche ADP. Allora. Voglio dire che fa ora. E se la quitta, e se la quitta, non c'è niente che possa arrestare questo bestione. Secondo avversario trovato, siamo contro Get Me a Sandwich. Figata. Con la monetina di Rotom. Questo lavora in McDonald's, E vuole un sandwich. Allora, oddio, ho visto Dedenne, e meno male, c'è Zacian, almeno quantomeno possiamo pescare Trevi, abbiamo una mano comunque... discretuccia, è discretuccia. Megaball, dammi un base. Niente. Dammi un base. Niente. Non lo prendo nemmeno, Cramorant. Si dà, la riciclo davanti. E... Intrepid. Ancora Megaball. Allora, vediamo un po'. Che le carte sono buone. Se uscisse un par di base, non sarebbe per niente male. Grazie sandwich, grazie. Cioè una mano è facca. Vediamo se tu me ne dai una un pochino meno peggio. Beh, insomma. Insomma. Porygon Z, ok, ma se mi dai un Cramorant adesso sarebbe molto meglio, Perché io questo avicoltore sì, mi sarebbe piaciuto farlo per pescare tre. Ma che lo fo? Sui che lo fo? Sulla Bambagia. Lui gioca Zacian, solo Zacian da quanto evinco. Aegislash fa il distintivo, ancora distintivo. Quanto è virtuoso, ti fa croce un'altra volta. E invece no, fa testa. E un'altra energia, ora fa intrepide, pecca l'ultima energia e ci rompe il deretano. Energia potente, ragazzi, me la sbatto nella francigena. Meno male, c'ho l'energia cattura e quantomeno si può iniziare a settare qualcosa. Metto Porygon. Si pesca 3, avicoltore non ha senso ora. Ok, ok. Abbiamo trovato praticamente tutto, ci manca giusto la caramella. E ci mancherebbe giusto il fatto che lui non riesca a ritirare quel meo del cazzafà. Dà anche la spada, ricerca accademica, trovi sicuramente quello che ti serve. Scarta il boss e questo ci piace. Velox, ok. Questo Zamazenta potrebbe essere un pericolo, ma non abbastanza, perché comunque noi si sa il Cramorant V e si può fare KO Dedenne. Col Cramorant V Max buttare giù gli Zacian e sono comunque 6 premi. Lo Zamazenta si può buttare giù con la capra, comunque ci ha buttato giù 2 Dedenne, va benissimo così. Se riesco a fare, a trovare 3 riciclo, io faccio l'attacco di Cramorant all'infinito. Zacian V non switcha e pesca ancora. Get me a sandwich e get me a card. Cramorant e si mette. Poi darei energia potente sul Cramorant. Avicoltore. Si pesca 3.
Il bosco c'è, la capra c'è e questa capra ci può servire. Catturbeck, se lui c'ha il switch, ce lo mette in culo proprio a sabbiolino. Però la caramella per forza. Il boss ce l'abbiamo. Prendiamo queste due carte così, poi vediamo un po' che esce fuori. Altra energia su Zacian. Switch, greve, ci fa 2,30. Ci fa 2,30 boss order su Porygon, greve sicuro. What? Lui ha perso il capo. Grazie signor Sandwich, lei va benissimo. Va benissimo così, lei non sa che cosa gli aspetta adesso. Caramella, vai Porygon. Non mi capace della mossa dell'avversario. Si era ingolosito di quei due premi. Va bene, te lo lascio ingolosire. Codice instabile, energia tripla. E c'è. Energia riciclo. E c'è. Mary Poppins. Ce l'abbiamo. Dobbiamo trovare un altro paio di energie volendo, un altro base. Greverrimo. Greverrimo, abbiamo veramente tutto. Ora io posso fare KO davanti, KO l'altro Zacian. Siamo a posto. Energia riciclo, ok. Energia potente, ok. Energia cattura, la possiamo anche mettere sulla capra e prenderci. Mi prenderei un altro Porygon perché se mi fa boss su quel Porygon è meglio averne un altro. Visto che comunque sì, mi ha fatto prima boss. Ma potrei anche andare molto hardcore. Qua caramella ce la teniamo per dopo, vai. Tanto ora si pesca due premi. Forse 8, 16, 24. Ci bastano, ci avanzano. Badameliere sbombarda nel viso. Bada lì che bellezza, 4,40. Sento proprio odore di danno. Energia cattura forte. E comunicazione. La tripla viene scartata. Non abbiamo boss negli scarti. Manca dire si fa Eldegoss adesso. Lo ha bisogno di 3 turni. Oppure doppio energy switch. Palloncino. E intrepida. Ok. Altra energia cattura, eh. Allora, codice instabile. Si dà un'energia alla capra. Poi, l'altra energia cattura. Sui Cramorant abbiamo Dedenne e Crobat. E qua volendo si potrebbe fare abbondantemente. Velox su comunicazione. Ci prendiamo Crobat nella speranza di trovare il boss che ci faccia fare KO su Zacian. Eccolo lì, peschiamogliene. Forte, forte, forte. Lo dobbiamo fare assolutamente. Danilo Bossari, bada e bellezza. Dainagetto. 8, 16. Vai, 24. E bastano così. Bastano così. 280. Mamma mia, altri due premi. Energia riciclo fortissima. E la Velox. Questa Velox vuol dire che io dopo prendo Cramorant e faccio KO Dedenne. Questo mazzo, ragazzi, non lo so, è pazzesco. Ha una mentalità incredibile. Proprio un deck ottimale. Azione d'assalto. 2,130. Cosa ci scarta? Ci scarta la riciclo Rido. Ci sta pensando, leverà la potenza, dai. Ok, perfetto. Facciamo Velox sui Cormorano gigante. Ci prendiamo il Baby Cramorant, signori. Questa partita ce la portiamo a casa così, con uno sputo, con il Baby Cramorant che comunque il suo lo fa sempre. Ritira due, leviamo le due riciclo che ci vengono restituite in mano. Codice instabile su Cramorant V. Una, due, tre. E ragazzi, ce la lascia così, aveva già intuito. Ultimo avversario di oggi, siamo contro Leon Gutt. Pazzesco, con un deck buio sicuro, cioè portamazzo buio, questo gli è l'eternazio. Salve anche a lei, signor Gutti, probabilmente ci conosce, non lo so, se mi conosce. Che mano. Perché devo partire di Dedenne? Ce n'è uno.
Doppio Eternatus, ok, c'ha il VMAX, insomma, Eternatus VMAX, vediamo se sarà la versione veleno o quella base. Io qua, Madonna del Signore, Velox, ti prego, Velox, ti prego, Velox. Sì, ci piace, ci piace. Questo si mette subito. E diamo l'energia potente sui Cramorant. Poi dopo si fa avicoltore e si può comunque quantomeno pescare. Megapol. Vediamo se sarà veramente mega e mette l'Eternatus V. Vediamo se switcha. Ok, switcha e ci farà 30. Mary, greve. Questa Mary rompe, però comunque ci può anche stare. Se ci dà un Porygon e qualcos'altro anche per pescare dopo va benissimo. Questa mano è ragghiacciante. Cioè, ci fa anche test. Perché mi hai fatto questa Mary? Cioè, che mano di merda. Qui ci vuole l'occhiale contro il buio di Eternatus. Questo vedo la luce, sono a raggi X. Ci fa 30. Vediamo se assegna davanti, assegna dietro. Ok. Abbiamo una tripla. Si fa così. Si mette anche il VMAX. Dobbiamo mettere il VMAX. Se dopo ci fa KO Dead End, metto la tripla. E quantomeno si prova ad attaccare. Martell. Tanto mi ritorna in mano, però mi rompi il Kaizo. Guarda, mi deve fare testa su quell'energia. Bene, sai. Bene. Cos'è quell'energia? Una cattura? Ok. Vediamo che cosa si va a mettere in panca. Accelera potenza, 30 danni. Vediamo se assegna. Ok, assegna. Perfetto. Questa è gaudente sta mossa. Ora ci deve solamente uscire. Non lo so cosa. Niente, Porygon. Io butterei via la stadio. Tanto comunque mi va bene così. A sto punto mi rischierei Zacian. Con Zacian speriamo di trovare il Porygon Z e la caramella. Speriamo. Si butta via Mary. Tanto lui ha una carta sola. Ci possiamo permettere di fare Crobat. Se prendo Crobat, pesco un po' e via di carte, si mette anche l'altro Porygon perché meglio averne sempre due visto che lui gioca 40 boss e se ne pesca. Ci abbiamo tutto, ci manca solo il Porygon Z che è qua. No. Non c'è, però abbiamo la Mega Ball. Abbiamo la Mega Ball e lo troviamo. Si è buttato via una tripla, però vabbè, ci si è provato. Questo Dedenne, ragazzi, è un muro. Lui ha briccato peso, eh. 30 danni. Ok, lui secondo me ha sbagliato a riempire la panchina con gli Eternatus. Poteva anche lasciarsi uno slot per un eventuale Crobat, ma questa top deckata è proprio immensa. Bada e bellezza. Ecco qui, ora si può iniziare a fare come ci pare. Energia potenza. Cattura. Poi si fa Megapol. Non si trova nulla. Ora si può fare Avicoltore. Dammene tre forti, un'altra cattura che andiamo a mettere e si prova. Abbiamo solamente 4 energie, quindi 8, 16, 24. È impossibile fare tre test, ma noi ci si prova. Tanto lui, anche se mette il VMAX, ci dà sì una bella botta. Però 8, 16. Ma ci riproviamo, magari può andare meglio. 8. Niente, va bene, 100 danni. Tanto che erano 100, 180 ci cambia il giusto perché lui comunque deve evolvere se ha sempre la stessa vita. Boss Order? Su Tetenne ancora? Ma te persi il capo. E c'ho anche la tripla. Allora, tripla su Cramorant. Con me ritroviamo un'ante energia. Forse, spero. Vai Mary, ti vado a regalare una mano incredibile, signor Leon Gutti. Però devo. Guarda che mano c'ho, bellissima. Bellissima. Porygon Z, codice instabile. Energia sul Dedenne.
l'altra energia sul Cramorant. Deden si ritira uno. Poi si rifà codice instabile. Ci riprendiamo la ricicla e gliela rimettiamo su Cramorant e Vmax. Ora, Dynagetto. 8, 16, 24, 32. Bada e bellezza. Non so quanti danni siano, ma bastano e avanzano. 500 danni. Offre la casa. Bada e bellezza. Ricerca accademica fortissima e energia cattura top. La tripla se ne va, però abbiamo già un bel bottino di energie in cassaforte. Il Vmax ce l'ha, ok. Ricerca accademica, lui comunque anche se fa un attacco maxato di Eternatus ci fa 270, quindi in teoria se non ci fa 40 retini su quegli Zigzagoon si regge. Merdable. Un altro Eternatus Vmax, ma non vedo... Ah sì, ce l'ha al base, ok. Megaball ancora, la ricerca di Crobat. Iveltal, che scarta energia speciale, ma ci fa 30. Io ho 40 energie speciali attaccate. Con un soffio gastrico ti butto giù. Martello dirompente, vai, levami un'energia. E non ce la fa. Il martello lui l'ha fatto tutte croci. Nemmeno Barabba. Crobat, ce la fa. Pesca come un lurido. T'ho fatto una Mary Leon... Mi devi solo ringraziare. Ancora Velox. Scarta l'energia, quindi vuol dire che in mano ce l'ha. Ce l'ha un'altra energia. Finale spaventoso, 270 danni. E io direi che se non ci fa delle Mary, noi si è vinto abbondantemente. Perché? Perché io questo adesso devo fare codice instabile sul Cramorant. Poi devo fare Mary. Con Mary mi posso ricercare anche il Cramorant V normale, che comunque c'è con la comunicazione, e fare poi un KO mirato dietro. Questo dovrebbe andare giù. Codice instabile, ok. Tanto abbiamo tre energie riciclo sul Cramorant Vmax e quelle ci ritornano in mano bellamente. Ora, Dynagetto. 8. 16, 24, 32, 40, 48, ho perso il conto, vai così, 600 danni, vada bellezza. Velox, caramella rara, e comunque vabbè, non ci interessa più, e un'altra caramella, meno male sono riuscito a evolvere il Porygon Z, perché con due caramelle nei premi, Dio de Dio. Lui adesso ci fa KO, e mi va bene anche così. Tanto ragazzi, un KO e glielo lascio. L'importante è che non faccia... Cioè, anche se dovesse fare boss su Porygon adesso. C'ho il Cramorant Vmax che gli sbombarda nel viso. Ci leva la stadio, che comunque ormai il suo l'ha fatto. Altro Zigzagoon per il danno su... Su Zacian. Va bene. Comunicazione Pokémon, voglio dire che cosa si va a prendere. Leva i Veltal... E prende Zigzagoon. Quindi cosa c'ha? Retina un'altra volta? No. Finale spaventoso, 270 danni. Si va a prendere tre premi, ma noi mi sa che ci andiamo a prendere l'ultimo premio. L'ultimo premio. Mettiamo davanti Porygon. Poi si fa Velox sulla ball. È uguale. Ci prendiamo Cramorant V. Vale, bellezza con quel becco pronto a sputarci in viso proprio pesantemente. Si mette il Cramorant V, energia su Porygon, Porygon Z, 1, 2, ritiro Porygon, eccolo là, si mette il Cormorano, Porygon Z, si rimette la riciclo sui Cramorant e poi si fa un bello sputacchiello su un qualsiasi Pokémon dietro e si va a vincere questa partita anche contro l'Eterno Eternatus. Mamma mia, quanto è bello questo mazzo. Io signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio con un... questo video sarà lunghissimo. Vi lascio con le partite che abbiamo fatto di test, perché sono veramente divertenti. Ci siamo buttati via dal ridere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qua con il video, commentate con Cormorano di Grosseto Vmax. Vai con le clip. Sandman. Bubba, vi lascio con un ultimo video che farà miliardi di visualizzazioni.
Con chi re dice padre che è nato di un maranodon cross. Quando chiuderai il canale è ricca allora il padre. E poi mi porto una sega. È un assassino. Sì, in inglese. Perché Angelo l'ha spammato su Birbank. Ah, vabbè, l'hanno aumentato. Era un americano, un basato. Ma infatti, non è che l'ho inventato io. Questa mano è forte. Ma poi in generale, non è che ha scritto: no, sì. È bravo, complimenti, stringiamogli le mani. Infatti, cioè, è un meme del cazzo. Non c'è neanche Putin nel video. Senti, farei così. Cazzo, meno. Tanto Blown Mary non la gioca. A vedere, l'unico vero Blown in tutte le cose. Ma se Blown con Mary è veramente. Cioè, si vince lo stesso. Dai, non puoi far fione. Questo fa Weather Team, non mi fa capo. Guarda, ti toccherà. Te lo volevo dire, Ricca, ma perché l'hai messo? Tanto sei il turno dopo. Più volentieri toccherà, tanto. C'è caramella cosa? Buono, incendiato. Si donca come la merda. Minchia, ci faceva anche capo Porygon. Meno male. Allora, questo si fa. A me piace. Carla Bruni GX. Si potrebbe anche giocarci un labbra. Sì, che te frega tanto. Tanto non si trova un cazzo. Tanto ho vinto. La potenza. Io farei The Den per cercare il VMAX e rischiarmela. Non abbiamo avuto il tempo. Miss Rix, siamo di nuovo a 3? Mi sa. Punta? Si punta a Best of 100. Ah, siamo a 5. 5, minchia. Vedi come, vedi come vola il tempo quando fai i mazzi di mazzi merda. È uguale. Qui c'ha 6 premi, a testa a 5. No, che bench. Ora perché non se ne prende 3? No, se lo bencia e l'uno fa se non fa capo, lo bencia almeno dopo se le ne può evolvere un altro. Mm-hmm. Sta vinto ogni caso, secondo me. È meglio andare safe. Esatto. Se non fai capo, mi sembra. Il power ti serve? I moltiplicatori di 8 a quanto arrivano a 3,20? 3, 6, 7, 8 energie. Poi ce l'ha già una 3. Power, se è dalla Valcramorant, per l'altro ce l'ha già una. Ma il problema è che lui ha 3,20. Ma non serve. Ma vai per il capo sicuro, tanto col double vinci al turno. Tanto le energie non mancano in questo mazzo, fidati. L'importante è fare testa. Infatti 16, 24, 32. Si imbazzisce. C'è già una power. A posto. Ok, la sicurezza. Poi gli orari effetti questi lanci moneta. Sì. Tutte le sì, voglio fare tutte teste. Sì, che dopo si dà una tripla. No, non tu la dai la tripla dopo. Ma tanto ha vinto. Io voglio fare 1000 danni. Non ne piglia 3, fai 120, fai 240, meno 30, 210, giusto? Sì. Ah già, vero, ci fa KO, credo, me lo scordavo. Sì, lui torna in mano, si fa KO di Cramorant. A meno che non metta, che ne so, no, mio, che mio. Ma che di, sì, no, che di Cramorant? Questo, di Cramorant, sì. Questo. Sì. Di Cramorant, su Dedem. Capra su capra è KO. No, io le capre, no, del loro. E allora se vuoi fare una cosa, è una bella cosa allora. Evolviamo. Dai. Svuota in mazzo, fai anche Mary e evolve. Te la senti? Certo. Per il meme, no, questo è altro. Questo è altro. Già, che poi potevi fare l'attacco su Deden dietro. E io che due si poteva fare Deden dietro, KO, capra su capra, KO. Leva abbiamo... tutto e aspetta, fai... no. Vai. Non so se c'ho. Sì. No, l'ho scartato. No, è vero, sono stupido. Allora no, si fa safe. M'ero scordato. Dai, no, scusate. Lo dovevo evolvere, mi sono scordato. Che l'ha scartato. Per il tanto non è ma. Perché la scarta, Kramer. Ah, già. Da quanto siamo? Porco schifo. È uno sballo. Vado a ballo, mi piace. Comunque Marcellori oggi zitti, non hanno detto niente a nessuno, si sono messi a fare l'open e hanno fatto top 4 tutte e due. Vabbè, Marco, io sono entrato dopo pranzo, c'era solo lui. E
abbiamo dato un bel supporto. Lore, vabbè, è troppo forte, ragazzi. Lui. Lore era con la mujer. Fatta, ciao, dai. Mentre gli faccia da mangiare per the end, è una origine mobile, se mi ragiona la madre a fare un orgo, sono se no per perché... No. Cosa? Questo video era da censurare per internet, avevamo appurato, no? Andiamo, Brutal Legend. Testo fa come quello di prima, che il lancio della moneta ha perso. Incredibile. Madonna. È sempre questi di merda. Perché? Tutti quei Cramorant c'è. Cioè... Aspetta di poi. Beh, fai capture, te lo pigli. Ok, anche lui è partito forte, mi piace. Il prossimo turno puoi attaccare. Insomma. Che insomma, c'è la tripla. Ah, c'è. Stupino. LeBron James. Forse si poteva ritirare perché magari lui fa. Può fare martello. So che mazzo sia DP, ok. 280 ups, pochi. 280 sono solo 5 test. No, 4 test. Con la potente anche me. Ora gli mette il Big C Arm. Il Big C Arm è anche lo sbattiato. Sì, sulle sulla fotopalle. Uno è scritto, perché non fai un OnlyFans? In live, perché non fai un OnlyFans? Ora sei OnlyFans di oggi. Le fotopalle io l'avevo proposto. Sì, le fotopalle. Secondo me chiunque può fare un OnlyFans. Io lo vorrei fare, mettere foto dei piedi. Secondo me ci guadagno. Ti fai le puppe, per fare le puppe. Oddio, che male. La fotopalle sì, ma... Io proverei una ricerca dannata. Alle peggio si trova. Ma fai Mary. Allora dovevi dare la risposta. Sì, Mary. Mary, sì, va bene. Ah, ci sta Mary. Cioè, alle peggio si fa. Ma giochi anche posso in questo mazzo? Fermi tutti. Gli sposti. Mega bolliamo. Sì, ma la tripla è pericolosa. Usarla ora per fare un capossu. Cioè, sì, vabbè, intanto fai. Vai via l'altro Porygon. Sì. Va bene, ritirai. Belcia Porygon, belcia Cramorant e pesca con il Porygon davanti. E che si fa? Si butta la tripla, non si no, se fate il testa fai a po'. Allora ritira. Si rifà. Fatti. E poi alle peggio, se non si trova nulla, si fa... Avicolto. Poi guarda, easy. 1. 2. Ecco, perfetto. E lì, no? L'altro offre la casa. Tanto ora lui caricherà, metterà fra la GX e noi spiglia un po'. Vai. O mette Zamazenta e ce lo fotte quel nel Cram, culo. Quell'Eldicos sono già due premi. Sì, vai, vai. Si è fatta poco un po', ricordare. Il problema è che adesso... Manda avanti fuori con la Violtor. Aspetta. Potresti anche mandare avanti Cramorant e vedere se ne peschi un altro Pumax. Però a parte sì, il KO non te lo fa. Sono tre premi, ma sti cazzi. Infatti poi non ti fa il KO. Va bene così. Ma ritira uno, no? La recycle e fai il primo attacco. Vabbè. Io farei... Da fuori con prof, no? Sì. C'è anche se a tavolo non ti fa mai la paura. Lui c'ha una carta sola, è al top deck. Sì, esatto. Te quanti altri prof c'hai in mazzo? Mi sembra ne sono tre. Quanti boss, scusa? Boss, sono due. Non sembra ne gioco tre. Oh, no, due boss. Gioco. Dai che fa in tre. Bravo. Bravo. Mi fai Mary, sì. O prof. No, ok, prof. Anche se la coccia butta via queste tre caramelle. Cioè io sì, posso ritiro. No, forse fare Mary, lo sai. Mary ricca. Io farei Mary. Però prima voglio credo se ti fa boss. Se lo ti fa boss e capo su coccio su fuori con la preso un culo. Non che se non mi ci dà, le metti via tutte e fai Mary, dai.
KO ci si può arrivare lo stesso. Se si trova qualche altra energia. Sarebbe anche la stare. Sarebbe da evitare di dover fare dei danni. Ramo, Robot, perfetto. Forte. Nessun problema. Pazzesco. Si potrebbe anche far Crobat. No, non gli mette nulla in panchina. Vediamo se esce il V-Max. Perfetto. Forse. Il Degos per riprendersi un aiuto. Sì. Ma quelli sono tre premi di regalo. No, parte. Tanto se prendi tre premi, se ti frega, qualcosa trovi, vai. Non è detto, però. 3, 6, 6, 12, 8. Cazzo, dai. Ci sei monete, dovresti fare 4 teste. 4. Maremma Freud, però. Se ne bastava un'altra e basta. No. Che sfiga. No, altre due. Ora lui sai che con lui. Bello attacco. Ti fa 180. Vabbè, puoi ritirare. Quanto ritira lui il Gumax? 2. Allora no, forse non puoi ritirare. Dobbiamo top deckare un bel aiuto ora. O dai premi. Veramente per Delde costa davvero, sì. Anche se mette il Degos cambiava poco, perché tanto poi stava al boss comunque. Boss delle torte. Raio finale. Lui fa 4 premi. Lui è anche un po' furbo, poteva caricare Zamazenta, ti ha scattato anche le speciali. Vabbè, tutti e due creati. Ottimo. Allora, 8, 16, 24, beh, si fa così. Sì. E... se muore dobbiamo sempre essere alto. A parte si fa 3. Dai. 8, 16. Vai. Mare stronzo, devi farle prima. Ora si fa KO e poi se gli fai KO Zacian, lui intanto si carica. Ottimo. Va forte. È che lui si arriva a Zamazenta e poi è una merda. E noi si cerca boss con Eldenos. Ma lui fa in tempo a fare boss e chiudere la partita al prossimo turno. What? Cazzo, fa la campana? Mi confondo. Confondo. Boh. Confondimi sta grandissima ciolla. Ciolla dura appunto. Si può fare boss con poi. Ci vorrebbe il timbro a 3. Perché lui c'ha boss in mano e ti fotte. Merda di un Gesù alto. È uguale, non cambia nulla. Ora va. Due scale alle peggio. È vero, sì, è vero. Questo è vero. Anche perché non puoi neanche attaccare se non hai altre energie. Il problema è che ora. Cambia. Ora peschi prof. Tranquillo. Madonna, ma wild. Che altro lui gli basta energia su Zamazenta. Forse su. Fuori con me. Ma ora si trova il timbro. Tranquillo. Quale timbro? Guarda anche timbri? No. Davvero? No. Allora potrebbe essere un problema. No, caca da bull. Ma che pare, tanto. Se mette Zamazenta almeno. Spero. Sì, ok, ma tanto è. Lui c'ha boss, abbiamo perso sicuro. Sì, tanto vale perdere con. Tanto vale fargli 360 a questo Zacian. Sì, però forse non ci starebbe, ma. C'è un altro boss. Per te accidenta a Mawai davvero. Mica ci ha fatto Mawai come se fosse Brian. Come se fosse Brian. Sì, ma tanto non c'è. Tanto senza timbro è un casino. Pesco, mi guarda. È bellezza. No, va bene. Se per miracolo non ce l'ha in mano abbiamo vinto. Però. Comunque non si è trovato neanche energia. 8, 6, 24, 32. Avevano fatte le 3. Sai, stronzo. Bam. Plan. Vuoi lanciare? Sì. Ora, 60 euro. A meglio. Lui energia boss su Zamazenta. Energia su Zamazenta, boss è dietro. Mi sa che è già venuto. Dai, non facci stare sulle spine. Esci sto boss. Dovrà fare Crobat. Secondo me non c'era boss.
No, questo l'aveva fatto. A parte prima si è stato un rientrato e aveva la partita chiusa. Ci ha messo un quarto d'ora a fare i Gix per vincere. Noi si potrebbe ritirare due. Fare capbosso. Alla de ce l'avevi. No. Fanno su uno sbagliato. Sì, ce la fa. Non ce la faccio c'è resistenza. Imbecille! Che coglione! Sì, no, ho vinto! Sei vintissimo! Fermo, fermo. No, no, sta buono. Sì, no, giusto. E gli attacchi? Ah, c'hai i boss. C'è il boss. Scusa. Tranquillo. Che imbecille! Digli bella mossa. Per forza. Mentalità pazzesca. Perdo solo se faccio 1000 croci. Vai. Guarda, te le meriti tutte. Proprio 1000 accendini. Cioè, bastava il boss sui porico. Sì, infatti non capisco perché. Lui voleva fare i guns a fare capo su Deden. Coglione. Voleva essere sicuro. Beh, sicuro di perdere. Deden resistenza acciaio. Meno male l'ho benciato Deden. Non lo voleva emettere. Davvero? Cazzo. Se non mettevi The Den. Se non mettevo The Den si perdeva. Triggerato. Mossa calcolatissima. Dai, io. The Den è. Se andare avanti. Una per gli allocchi. Di primo. Ne ho bisogno. Ma apri baul, almeno è contento di trovare una. Reverse non comune. E la trovi Zacian Gold. Immagino. Sicuro. Ma perché non Shining, scusa? Quello gold mi manca, non l'ho mai trovato. Eccolo, guarda. 1, 2 e 3. Oh. Forte. L'ha chiamato. Ma questa moneta dove cazzo la trovare? Detective Pikachu. Pikachu fuori. Pikachu. Vai capra. Beh, sai cosa dice una capra ubriaca? No, e ho paura di sapere. Bex. Mamma mia, sta forte. Un altro fish, caro. Okay. Io butterei subito la cattura davanti. No, fai prima l'altra mega. Se mi dà un altro. Se mi dà un base è buttato. Ok. Tipo vedi. Si sta un po' in un bono. Volevi? Sei carbavo. Ma glielo metto anche nel viso. Robata da uno? No. Se vedi una quick, una comunicazione a un cormorano. Non è male. Dai, fallo, gno. Crobat da uno fa cacare secondo me, però vai. Sto mazzo è troppo random sto mazzo per non fare. Il problema è che hai già preso messo un'energia. Vabbè, non potevamo saperlo. Se non la mettevo quell'energia non succedeva tutto questo. Vabbè. Esatto, che del destino. Che dire. Ora si top deck anche la caramella e stiamo a posto. Butterfly Effect, se fosse vero al 100%, se tutte correggere fosse avanti, devastazioni nel mondo ci sarebbero. Ma è per quello che è arrivato il Covid Danger. Ah, ok. Ecco, tutte le scorreggie fa. No. Poi la settimana prossima ci mettono anche rossi. Ma che dici? Mm-hmm. Che palle. Siamo la seconda regione per RT del cazzo. Se vedi che faceva ieri sera a Milano, no, davvero, ha visto che hanno fatto? Un hanno fatto in una discoteca su una viglia all'aperto. Tra l'altro, a febbraio, comunque, sì, ma tra l'altro, ma vabbè, ma c'era 20 gradi. Era... Se come sì, qua c'era insomma. 20 gradi, merda, come abbiamo fatto a Lucca qualche mese fa. Devo assolutamente top deckare un altro Pokémon. Ora. Vabbè, questo energia potente dietro. Che potevo fare così e volvo. Secondo me è meglio farlo e poi se e restare senza un cazzo.
No, fai The Den. Devo fare. Sì. Per forza. Mi scotch. Mi annoiare. Avevi il dottore provi a pescarlo? Morire The Den. Mi sa se non da. Io metterei Grammar, non te me la sento. No, è uscita debolezza. No, no, ma. Energy switch energia si è persa. No, cazzate, gli fai capo. Se peschi il mazzo e dai, assegni l'energia e peschi uno. Ok. C'era tutto. Che t'ho detto? C'era tutto. Però puoi sempre fare il capo. No, perché non ritiro. Come no? Metti sì, no, gli metti la potente a fuori. Potente davanti, ritiri, tripla, 4 energie. Qui c'è 2,70, devi fare 4 test. Non lo so. Però lui ti fa la GX. Non lo so. Lascia fare. Se entra per davvero, però. No, no, dai. Io non me la sento. Dai, Ricca, c'ho sonno, fallo. Più volentieri non energia potente a fuori. Tanto ti fa boss, ti fa capo lo stesso. Non lo so, Beppe. Boh, non lo voglio fare, ma lo faccio. Ma davvero? Lo faccio. È finita, Beppe. Tu. Oh. Oddio! Non posso credere. Oh, yeah. Oddio, non ci credo. Non me la sento. Dai, sono un cancro con i bella mossa. Lo so, ma una mossa del genere fa un 10. Dai, era 25% di probabilità comunque. Ora si fa anche ricerca accademia, vada lì. Non può meno. Vai a segnare tripla. Che ricerca? Fai anche ricerca, sì, butta tutto in eccesso, sì, se sì, vinto. Sì. Che uccellaccio di merda. Dai, fa a segno. Non stai a vedere, ora ne fai due. Ora si fa tutte croci. Mi serve anche meno, ora te ne basta 3. Che è da potente. Come metti la stadio? Venga. 3 no, ne serve. No. Sì. Ora se ne fa 4. No, ne serve 4, c'ho 2,60. No, ma c'hai 2 potente. Greve. Porca troia. Vabbè, dai, sono contento per quello di prima. È in range di Capra. Sì, sì, infatti. Che fa sì. GX e fugge? No, non fa un cazzo. Switch no. E paralizza. No. Male. Sono un problema. Non paralizza per un cazzo. Vabbè. Se devi sopprecare l'energia. Ci sa un'altra vedenne, sì. Non mi pare ci sia. Mazzo, però c'è il Eldegoss. Eldegoss, no, scartato. Manda la capra davanti. In teoria sì, però se dobbiamo sempre è meglio mettere Porygon per ritirare. Che culo. Sto mazzo si è chiamato Telecom. Più telefonato di così. Porca troia. Bello cazzo. Good bang. Altri turni a durare sta partita. La debolezza a noi e non ci fa una sega. La Hafe è la prima volta ci attacco. Dai, facciamo l'ultima cobollet. Queen streak. Che presto. Sì, tardino. Non so neanche le 3 di notte. Che le sono? Mezzanotte e 20. No, ma vi ricordate durante il primo lockdown fino alle 4 di mattina a fare streak? Sì, ma mi svegliavo all'11:45. Il bello è che sono in live. Il bel momento della mia vita. Davvero in live tutta la notte. E c'è anche gente, quelli guai. Le live bestemmia su Mario Kart. Ma carini che stava attaccata la live H24. Fa 50 per. Che te frega? Lui si mette 3 triple e poi si scartano tutte e tre insieme. E gli si fa. Infatti. Ma lui si vince prima, mi sa. Ha le bellezze. Bada me la fuma. Noi. Allora. Questa la do. Volendo. Io farei post. Cioè, potrei fare dopo. Velox, comunicazione, Porygon Z e sperare di trovare Caramella con Chrome. Io passerei perché se riesci tutto fai un bad den, se te esce anche il boss gli fai a posto un orbito subito. Ma tanto lui non bencia niente. Sì, ma c'è niente. Insomma c'è niente è un coglione. Lo do un con.
Non c'ho una sega, non c'è niente da bere. No, vabbè, c'è la cosa, c'è lo stadio. Ma prende un fase 1. Ah, c'è sì? Un'evoluzione e basta. Ah no. No, ce l'ho. De no, de... Se no c'è tutti base nei freni. Ok. Fossi in lui farei switch avicoltore. Parrucchiere più importante. E KO su Porygon. Non fa 50, c'è il Polygon 50? 60. Allora. Si evolve? Sì. Sì, sì. Cagagli anche la frigola. Fa il Velox su avvoltore. Mi prendo un altro base però, che non sia Polygon. E fare direttamente ricerca accademia. Sì. O si fa DDN. Fa anche DDN. Però tanto altri aiuti non ti interessano a questo turno, quindi lui però spreada. Spreada 10. Pigliamo altro Porygon. Che se ti fa dietro ti rompi il cazzo. Prof, sì. De no, de... Ora fai le DN. No, fai robot. No, robot, no, attacca no. E via. No, non ci credo più. C'è altre energie, attacca. Vorrei lanciare sì. Che ha benciato lui? Un roulette. Vai, a posto. Male. A roulette per dei de V e dei GX? No, roulette sì, de sì. De sì. Porco Dio. Vabbè, ma si attacca con Porygon con la con energia potente fa. Ora fai the den, almeno gli fai boss Super Beetle e ciao. E goodbye. Evolve e fa butta via tutte queste energie. Goodbye, no, le mette tutte con deve evolve. Col cazzo le mette tutte. Cioè fa switch così. Lui vuole puntare a fare solo con la mossa avicoltore, ci fa KO. No, fa capo un po' rigo. Va bene, dai. Okay, fa 60 Rolit. Mm-hmm. Ma si ritira poi? No. No. Io gliene penso un altro. Sì, sì. Beh, si butta la vecchia. O anche il Vomax. Sì. Però due vecchie c'hai cioè, tanto. Si scarta. Caramelle. E poi... E poi si deve sperare che... Allora, o faccio la tripla, cioè tripla per forza. E poi devo fare tripla ricerca accademica. È sprecatissima la tripla. Ma se no non attacco più, mi rifà, mi rompe le palle, dobbiamo andare aggressivi. Potresti fa... Dopo, questa va via. Questa se ne riassegna si fa ricerca. Boh, dai. Sì, ah, sì, ok. Infatti, va bene. E basta. Va bene. Sì, ma contento. Metti una foto rouge. Se trovo un'altra energia, bestemmi. Ok. Buono, Si potrebbe anche quasi prendere Mary. Mary Hamble. Sì, forse sì. Perché Orbital c'ha 3-10. Perché c'hai due Arthur di Orbital? Uno è promo. Questo è fatto. Questo bello. Un po' meno. Mica il bombotto il bico. Insomma. Vabbè, Poemon, dai. Un una bella bestia. Allora, vedi. Ci passa la voglia. Lui ci vuole due turni, eh. A noi ce ne basterebbe uno. Ma uno fatto bene. Vai. Riciclo, prof. Mm-hmm. Perché si ritira. Ragazzi, avete visto la mia ultima storia? No, la sua ultima. Prego, guardatela. Ora un po'. C'ho anche l'8% di batteria, ma lo farò. Dopo la guerra. Ti rispondo lì. Mi caricasse le storie. Ti devo andare a cercare. Vedi. Ok, ha ritirato. Io quasi. Energia riciclo avicoltore.
Ma c'è la capture, fermo. Cosa cattura un altro Cramorant? Un Cramorant e gli inizia a fare i danni su quegli orbi. Sì, ma qui che? Sì, appunto. Fai prof? Scazionale di ciclo? Io non me la sento di fare prof. Più volentieri... E Aldi Cosmedia. Più volentieri fa così. Sì. E più volentieri sono le bestie. Maiala. Vabbè, il prossimo turno fai e si fa Cattupec. No. Cazzata, fai Eldegoss, avicoltore, rimetti Cramorant, Vumax, peschi Porygon Z e GX. Quindi che c'è Magusil? E la qualità di tempo. E cos'è, la capita? Sì, io l'ho capito. È bellissimo o no? Vuoi fare ridere cosa? Hermit mi fa ridere. No, ma che c'è scritto, è bello, dai. Vai, ricammetti Cramorant. Quell'altro. A parte c'è il riciclo, metti... Devo sopportarlo. Lui non penso faccia Mary. È avicoltore. Se la senti forte, io farei avicoltore. Fai Aldi con questo avvoltore, alla peggio metti davanti e gli fai... E si fa hardcore bestia. Avvoltore sul Vmax. Sì. Tenote... Crobat? No, Senti, do la potenza. Ma Crobat c'è nel mazzo? Però no, non ci si arriva neanche a pescare uno. A sto punto si indebolisce un po'. Vai, attacca. Cazzo fa Orbitor? Ma contento. Sì, tanto la pom si fa. Orbitor 50 per ogni energia ci ho assegnato. 50 più 50? Sì, mi sa che fa 200. Ma che poi non ce l'ho fatta. Si evolve dietro, Cramorant. Ah, quasi mi fa un favore. Guarda quella doppia quick. Ci dà sia il Deden che il Porygon. Non fa vedere. Non ci dà né uno né l'altro. Ti dà manni culo. Basta che questo mi regge un culo. Qui. Pensiero. Comunque si è perso. Troppi voi danni, Erbito. Vai. Ecco. Bene. Poi. Con la capture levo levato un altro poem. Sì. Così io metterei... La capra. Quanto gli manca Erbito tanto a capo? 120? 130. Sì, 130. 8, 16, 8, 6. Sono 3. È un po' rischioso. Su due testa, sì, mettiamo. Ricca, io ci schianterei. Se ce l'hai un altro Porygon. No, ce l'ha fatti fuori. La capra. Medicina per capra. Questo se non muore. Altro premio. E Deden. Hop! L'ho detto. Culo. Siamo a Telecom. Poi che culo prima, ovviamente. Certo, però a 8624 metti. Poi si fa capo tanto in ogni altro. Vabbè, dopo c'hai. Fai Velox, quindi Vmax, poi fai Crobat. E dopo se attacco Orbito lo scarti tutto. Devi fa capo. Io farei ricerca. Sì. No. Aspetta. Quindi Vmax. Sì. Bravo. Io lo farei. No, è vero, falla subito. Che almeno se hai un po' di energia a segnare dietro, io lo metterei dietro. E mi leva una merda. Magari peschi il riciclo. E poi anche mettere davanti e averle comunque pronte. Eccolo. Ok. Allora la potente dietro e le tre riciclo davanti.
Anzi. Sì, tanto si sì, segna sì. Tutto. No, pensavo è rischiosissimo. Allora, ritirare. Se ritirare e attaccare con quello dietro. Si vuole attaccare, si spera per attaccare con la capra. 120 più 3 6 si fa capo. Però il problema è che se dopo si fa boss Il problema è che se si fa boss da due. Su Polygon, eh? Su questo. No, dai, schianta da questa al cramo dietro. Vai safe. Sì, attacca lo shield, eh. Forte. Insomma. No. Preciso, no? Top. Era 4 in mano, ci vorrebbe una tripla. Forte. La tripla is here. Parte. Con boss siamo abbastanza a posto. Sì, perché lui se fa 3 premi e non evolve questo. Aspetta, ok. Io fo la capra. Boss e capra sono due non so quanti mila danni. Sono 150 o 70. Ok. Stadio. Allora lo evolve. Vabbè, va bene. Si fa merito. Si pesca tutte le triple di mondo. Comunque per me è assurdo che ancora non siano riusciti a risolvere il cazzo di bug dell'energia e quando la assegni diventano fuoco. Sembra una povera. Questo gioco di bug. Ce n'è uno da attivare per davvero. De 4,50. Che tu sei fatto? 4,5 e 6 ne abbiamo. E vabbè, dai, si vola. Ci si prova. Si esce ricerca accademica ancora. Ricca, boss, boss sulla bambola. Se vinto. Ciao bambo. Bambolina. No, lui dai. Segna tutto, Mary. Per forza. Dai, dai, ci si rede. Se abbiamo fatto della cosa assurda, un Piero, ma è possibile che escano 12 test, croce. Se si è vinto con ADP. Ma scusatemi, la capra quanto faceva di danno? Non abbastanza, no, perché l'hai voluto. 270, 270. Voglio vedere che c'è di rimasto. C'è energia. Tre carte forti. Una tripla ci vorrebbe. Maria, tu le peschi. Tu le peschi due. C'è anche c'è roba batta nel mazzo, però. Tutte le abbiamo prese. Ok. C'era tre energie nel mazzo. Le abbiamo prese tutte. A stadio ci sarebbe. Non si può volere tutto. Sono quante 13. Sono? Non lo so. 13. Per quante c'è? Se sono non c'è lo stand. Non c'è lo stand. Non c'è lo stand. Vai. Vedi, dai. Mi piace la monetina. Drink, drink. Quant'è? 600 60 euro. Si è impazzito. Minchia, come si è ripresa sta partita. Che spettacolo sto. Bellissimo. Questo video può finire qua. Io spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Mi raccomando, seguitemi su Instagram Ricca Bros e seguite anche la pagina del team Team vs Seeker. La trovate sempre in descrizione. Vi ricordo che sulla pagina Instagram del team sono state aggiunte tutte le liste dei ragazzi che hanno fatto top, o meglio, che sono qualificati alla Players Cup 3 di questa season, insomma. Quindi se volete darci un'occhiata, datecela e appropinguatevi delle liste. Io signori vi saluto e che Gudenzio sia con voi.